Bentornati alla Fiera di Milano, alla 39esima mostra convegno Expo Comfort a Oval TV con Tecneco, a seguire quelli che sono gli sviluppi delle tecnologie, i progetti, le storie legate ovviamente alle tecnologie e ai progetti Oval. E per raccontarne un altro delle nostre dirette che abbiamo cominciato questa mattina e che proseguiranno tutto il pomeriggio di oggi e anche domani, abbiamo Michael Obermeier, del responsabile design e innovazione della Wolf House. Benvenuto. Buongiorno. Wolf House è una delle aziende più note nella costruzione e nella progettazione di case in legno. Esatto. Che mi sembra essere oggi uno dei temi caldi della nuova edilizia italiana. Insomma, le case in legno fino a qualche anno fa noi le immaginavamo come la baita, oggi invece è qualcosa di più complesso. Lei ride, ma le assicuro sì, che... Uno si sente magari anche dire, guardi che a Milano le casette di Heidi non vanno, ma in effetti... E invece c'è un quartiere che... No, in effetti con le costruzioni lignee facciamo di tutto. Facciamo dalla villa unifamiliare fino alla struttura sanitaria, alla struttura turistica e tutto con un design estremamente curato. Cioè la baita di montagna è un concetto che sì, appunto, è veramente vecchio. Però per molti risiede. Invece oggi una casa in legno è estremamente tecnologica. Richiede un'attenzione, una progettazione, un sistema ricchissimo. Sì, sicuramente c'è una progettazione a monte molto più curata, molto più attenta in confronto al tradizionale. E questo è anche uno dei vantaggi della costruzione prefabbricata. È anche l'interazione già da prima con tutte le altre maestranze, come per esempio con la Oval, che è uno dei nostri partner sui sistemi impiantistici. Beh, voi in particolare con Oval state lavorando a un progetto di una casa che è un po' più, insomma, di una casa che non consuma energia, ma addirittura ne produce. Ne produce di più, cioè è il progetto della casa Energy Più, che adesso lo chiamo progetto, ma in effetti abbiamo già realizzato negli ultimi 3 anni una trentina di case Energy Più, ovvero delle case che producono di più di quello che consumano e che effettivamente all'utente finale lo fanno guadagnare. Che tecnologie Oval vengono applicate nelle case Energia Più? Ma per esempio la prima casa Energia Più che abbiamo realizzato ora in provincia di Bolzano, lì abbiamo usato la termalia, cioè la pompa di calore e geotermia della Oval, che ha il grandissimo vantaggio di farmi un raffrescamento estivo passivo. Cioè con un minimo dispendio di energia raffresco tutta la casa. E poi avete anche la Bell'Aria. Abbiamo anche la Bell'Aria, la pompa di calore aria-acqua, che abbiamo per esempio usato sulla nostra casa espositiva presso la nostra sede a Campo di Trens. E io vorrei che il nostro esperto Alex Fabbro dell'ufficio tecnico di Oval ci desse proprio un inside di queste due tecnologie, la Termalia e la Bell'Aria. Alex, a te. Sì, Termalia e Bell'Aria sono le due gamme principali del segmento delle pompe di calore, per cui Bell'Aria è tutta la gamma aria-acqua, per cui come fonte di calore l'acqua, invece Termalia è tutto quello che riguarda il circuito chiuso, per cui sonde geotermiche e acqua di falda. La gamma di potenza è abbastanza ampia, per cui possiamo riscaldare e raffrescare sia la villetta monofamiliare, così come il condominio o il complesso industriale. Stessa cosa anche come la Termalia, anche queste sono adatte sia per la casetta monofamiliare così come il complesso fino a 500 kW con acqua di falda o pompe di calore. Chiaramente la pompa di calore a confronto a una caldaia a condensazione, una caldaia tradizionale, richiede un notevole impegno impiantistico, per cui sia dal punto di vista di progettazione che come spazi e soluzioni impiantistiche completamente diverse, per cui parliamo di accumuli ben dimensionati, così come bollitore, e ovviamente l'integrazione con altri generatori di calore è una cosa che facciamo quotidianamente, per cui sistemi bivalenti con pompe di calore e caldaie a condensazione a gas o anche a gasolio sono all'ordine del giorno. Questo si può fare sia con la Bell'Aria e anche con la Termalia. Insomma, una tecnologia che diventa fondamentale per pensare alla casa Energia Più. Dite, insomma, le avete realizzate diverse. Ecco, che attenzione c'è in Italia da nord a sud verso questo tipo di progetti? Sicuramente, lavorando in Italia, abbiamo
Cioè la sfida è quella di lavorare su diverse zone climatiche, dalla zona F, l'Alto Adige, fino anche alla zona A, la Sicilia. Per cui si deve fare estremamente attenzione a come vai a immettere le tecnologie del settore. Qua sicuramente la Hoval è un partner veramente valido e che ci accompagna già da prima del progetto. Con la casa Energy Più il fatto è che qua riusciamo anche a garantire il comfort abitativo per tutto l'anno. Già le case in legno hanno un calore interno di per sé, e questo sì, poi viene sottolineato ancora con le tecnologie rinnovabili. Beh, questo mi sembra, diciamo, un finale interessante, un finale, in realtà è un percorso, un finale esatto, ad oggi, ma le tecnologie evolvono, i bisogni cambiano oggi, poi insomma sappiamo anche nel 2020 per esempio tutte le case di nuova fabbricazione dovranno esatto, essere a consumo quasi zero, questo apre spazi di mercato completamente nuovi? Sì, beh, devono essere a consumo quasi zero e voi date già, di più. E già qua diamo di più, per cui anche il valore immobiliare di una casa Energy Più nel 2020 non è che scende, aumenta o rimane almeno stabile, perché già mi dà di più di quello che viene richiesto dalla normativa. I clienti questo l'hanno capito o faticate ancora a spiegarglielo? No, negli ultimi anni devo dire che l'attenzione dei clienti verso l'innovazione nel settore edilizio è cresciuta moltissimo, sicuramente anche per via della crisi che è ancora in atto e dove uno cerca proprio l'innovazione che gli garantisce una marcia in più e anche un valore in più. Benissimo, io ringrazio Michael Obermeier, ricordo responsabile design e innovazione della Wolf House, ringrazio anche Alex Fabbro dell'ufficio tecnico di Hoval, grazie a loro abbiamo capito come la casa del futuro sia o possa essere anche una casa in legno con alta tecnologia, alta ingegneria, e conviene anche sia come valore immobiliare sia per il nostro comfort. Ringrazio anche chi da casa ha avuto certamente la pazienza e ci auguriamo il piacere di seguirci. Ricordo che fra qualche minuto torneremo con un'altra storia, con un altro protagonista, per raccontare la presenza di Hoval qui al 39esima mostra convegno Expo Comfort alla Fiera di Milano con Hoval e con Tecneco. Grazie e arrivederci a dopo.